Sì, vedo che vi state collegando e quindi diamo inizio a questo webinar. Io ruberò ai relatori e alle vostre domande, alle risposte alle stesse, solo pochi minuti per darvi il tempo, di collegarvi. Vi siete iscritti moltissimi, ringrazio per questo, avete fatto bene perché questo è il secondo dei webinar sul nuovo sul decreto semplificazione ed è il secondo webinar che tratterà delle modifiche alla legge 241 del 90. Questo webinar fa parte di un progetto che, come sapete, perché ormai dura da 2 anni e mezzo, supporta l'operatività della riforma in materia di semplificazione affidato al Formez, dal DFP, dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno del PON Governance e Capacità istituzionale ed è un progetto che opera in forte sinergia con un altro progetto che è a livello nazionale, che si chiama Delivery Unit nazionale, all'interno del quale vengono messe a punto tutte le strategie e misure di semplificazione e che il progetto supporto, come dice la parola stessa, supporta nella sua attuazione a livello territoriale. Questo è il secondo webinar, come vi dicevo, che tratterà prevalentemente della conferenza dei servizi accelerata e dell'autocertificazione. Non sono 2 episodi isolati, ma fanno parte di un percorso che riprenderemo tra 10-15 giorni e del quale vi daremo tempestivamente notizie, che approfondirà invece dei temi più diciamo, legati anche alle norme di settore, quindi la semplificazione edilizia, la rigenerazione urbana, la materia ambientali, quindi la valutazione di impatto e quanto è stato modificato rispetto agli impianti di energia rinnovabili e poi alcune cose importanti che stanno mettendo a punto a livello centrale, a livello di governo, coordinati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ufficio della dottoressa Paparo che interviene a questo nostro seminario, cioè sulla nuova agenda della semplificazione. Come sapete, il progetto ha realizzato una serie di attività che hanno coinvolto molte amministrazioni e molte persone che, come voi, hanno partecipato alle attività di informazione, formazione e affiancamento sia in distanza che in presenza. Vi ricordo che anche ha costituito dei centri di competenza a livello territoriale per la semplificazione in queste regioni che vedete, scusate, e per i quali poi organizziamo delle specifiche attività mirate di formazione, affiancamento e quant'altro. E abbiamo affrontato tutta una serie di temi nei 2 anni precedenti, temi che saranno ancora più allargati e significativi, oltre che ovviamente alcuni saranno ripresi in questo scorcio di 2020 e speriamo in presenza a partire dal 2021. Qui voi trovate il link per vedere tutte le attività realizzate, che significa vedere le registrazioni dei webinar, vedere le slide che sono state presentate dai relatori sia nelle attività in presenza che nelle attività a distanza e quindi può essere anche per chi non ha partecipato alle attività precedenti un'occasione di approfondimento di alcune tematiche. Potrebbe anche essere interessante, diciamo, andarsi a vedere i primi per ricostruire anche un po' la storia di come si è evoluta soltanto in 2 anni, la normativa che ha cercato di semplificare alcuni, importanti istituti, quale silenzio assenso, quale la conferenza, dei servizi. Il programma di oggi prevede che a breve la dottoressa Paparo inizierà la sua relazione, successivamente sarà seguita da Mariangela Benedetti, che è un'esperta del
della semplificazione della qualità della normazione, lasceremo spazio, io direi anche eventualmente qualche minuto in più alle domande poste in chat dai partecipanti e questo è importante, lo facciamo in tutti i webinar, forse l'ultimo nel quale abbiamo avuto qualche problema di connessione lo abbiamo fatto meno, ma noi sostanzialmente in genere, quasi sempre, alle domande alle quali non è stato possibile rispondere durante i webinar per motivi di tempo o anche perché forse dovevano essere anche da parte nostra approfondite le risposte, pubblicheremo successivamente sullo stesso indirizzo al quale vi siete iscritti le risposte a tali domande. Quindi autocertificazione, conferenza dei servizi, un accenno ai controlli che potrà essere comunque, dato che è un tema importante, molto importante anche a livello europeo, potrà essere dedicato successivamente anche un altro webinar. Quindi, ricapitolando, vi auguro buon webinar, vi raccomando di porre in chat, perché lo potete fare, le vostre domande che di volta in volta noi scorreremo e alle quali daremo le nostre risposte, la registrazione, le slide, la risposta alle domande alle quali non abbiamo potuto rispondere durante questo webinar saranno poi pubblicate a questo indirizzo che, come vi avevo detto, è quello al quale vi siete iscritti. Bene, auguro a tutti un buon webinar e vi aspettiamo per i prossimi che, diciamo, affronteranno tematiche più specifiche e del quale vi daremo tempestivamente notizia. Grazie. Passo la parola a Silvia Paparo, che è la direttrice. Eccola qua, ecco le slide della dottoressa Paparo che speriamo anche di vedere. Diamo qualche attimo alla dottoressa per poter attivare la webcam e il microfono. Nel frattempo, Eccoci, eccoci. buongiorno. Mi sentite bene? La voce arriva bene, scusate. No, si sente? Bene. Allora penso che possiamo cominciare. Io nella sessione di oggi affronterei le modifiche apportate dal decreto semplificazione all'articolo 18 della 241 in tema di autocertificazioni, collegandomi in coerenza con le modifiche alla disciplina sull'autocertificazione apportate dal decreto legislativo scusate, eccolo, numero 34, cioè il cosiddetto decreto rilancio. Mi rendo conto che affronto un tema a tutti conosciuto perché la disciplina dell'autocertificazione è ormai da molti anni nella vita quotidiana di ognuno di noi. E penso sia utile, sia pure molto rapidamente, ricapitolare alcuni dei fondamenti della disciplina in materia alla luce delle ultime innovazioni. L'autocertificazione, come è noto, ha, diciamo, una lunga storia. Nasce nel 68, rimane
sostanzialmente inapplicata per molti anni e solo alla fine degli anni 90, sia grazie a disposizioni più efficaci, ma anche grazie a un cambiamento di cultura che era divenuto maturo nella società, con una serie di provvedimenti, da ultimo col DPR 445, che a 20 anni di distanza ha rivelato la sua efficacia, perché in fondo sugli istituti di semplificazione siamo abituati a vedersi un succedersi continuo di disposizioni. Invece, nel caso della disciplina sulla documentazione amministrativa, abbiamo per fortuna avuto una grande stabilità. Dicevo, è una lunga storia, una lunga rivoluzione, possiamo dirlo. L'idea di fondo è che il cittadino non sia più fattorino tra un'amministrazione e l'altra. L'amministrazione si fida e controlla anche a campione, acquisisce d'ufficio la documentazione e vi sono sanzioni, decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni false. Ora, già nella disciplina del 2000, l'obiettivo vero era quello di quella che allora veniva definita la decertificazione, cioè l'obiettivo era quello della completa eliminazione di certificati e autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati. Scusate, mi dicono che rimbomba. Allora, dottoressa Pavaro, chi rimbomba è perché è dentro con due account, hanno l'account doppio, devono uscire da uno dei due account. La sua voce deve essere, come abbiamo detto prima, un po' alta, però insomma, con cuffie e microfono si sente bene. Prego. Va bene. Dicevo, già diciamo del 2000 l'obiettivo era quello che oggi sulla base dei principi europei viene chiamato once only, l'amministrazione che chiede una sola volta. Ecco, dopo 20 anni è ancora critica l'effettuazione dei controlli e dell'acquisizione d'ufficio per via telematica, su questo non c'è dubbio. Quindi l'autocertificazione ha funzionato fondamentalmente sulla fiducia nei confronti dei cittadini e su un limitato numero di controlli effettuato sulla base del principio di proporzionalità al beneficio. E cioè si controllavano le autocertificazioni nelle gare per le assunzioni, per altri procedimenti che davano benefici rilevanti. Quindi è rimasto dopo 20 anni questo tema aperto. L'emergenza da Covid-19 ha riproposto questo tema, come vitale per accelerare l'accesso ai benefici, per accelerare i processi effettivi di integrazione, di interoperabilità delle banche dati, che sono parole, obiettivi che sentiamo da anni, ma la cui concreta applicazione ancora presenta criticità. È evidente che di fronte all'emergenza, al di là delle autocertificazioni che abbiamo dovuto fare per gli spostamenti, e
dell'uso, diciamo, dell'estensione dell'uso della latitudine dell'autocertificazione, poter acquisire d'ufficio i dati può voler dire accelerare la concessione dei benefici. Quindi l'emergenza ha riproposto un tema che è un tema rilevante. Per questo all'articolo 264 del decreto rilancio sono state apportate delle modifiche, messe a regime poi ulteriormente col decreto semplificazioni, che io voglio rapidamente presentarvi. Si dispone che nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati indennità, prestazioni, erogazioni, eccetera, eccetera, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all'emergenza Covid, tutte le dichiarazioni di quegli articoli 46 e 47 sostituiscono ogni tipo di documentazione richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dalla disciplina di settore. Resta salva la disciplina dell'antimafia, che comunque è stata oggetto di modifica dallo stesso decreto semplificazione. Questa stessa disposizione, che valeva per l'emergenza, è stata messa a regime con l'articolo 12 del decreto semplificazione, è stato integrato l'articolo 18 della legge 241, è stato aggiunto questo comma, dello stesso tenore di quello che vi ho letto, ma qui oltre al rilascio all'erogazione di benefici economici si dice, ovvero il rilascio di autorizzazioni a nulla osta comunque denominati, e ancora le dichiarazioni di cui articolo 46 e 47, ovvero l'acquisizione di dati e documenti, sostituiscono ogni tipo di documentazione, comprovante, requisiti oggettivi e via dicendo. Naturalmente non ci troviamo di fronte a una novità travolgente, anzi vengono semplicemente riaffermati i principi che sono vigenti da molti anni, da ultimo con il testo unico sulla documentazione amministrativa. Può essere interessante, ma era già così, la specificazione che sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina di riferimento. Quindi il fatto diciamo, le disposizioni dell'autocertificazione si applichino a tutti i procedimenti è ribadito, espresso in modo forse più evidente, anche nella legge sul procedimento amministrativo. Ma ripeto, si tratta di, come dire, una riaffermazione, sia pure con una certa solennità, resa più importante resa ancora più necessaria dall'emergenza economica. Insieme a questa affermazione generale, nello stesso articolo 264 sono state apportate modifiche puntuali al DPR 445, al codice dell'amministrazione digitale,
ricostruire e presentarvi queste novità, ricapitolo, mi rendo alcuni dei pilastri della disciplina sulla documentazione amministrativa, perché che sicuramente lo farò rapidamente perché so che vi sono ben note, perché sono pratica quotidiana, ma è utile averle presenti perché diciamo, ci aiutano anche a meglio collocare le modifiche modeste che sono fondamentalmente di chiarimento, cioè queste norme non modificano la disciplina, ma ne riaffermano i principi e cercano di renderli più cogenti. Allora, ricordiamo brevemente qual è l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, e qui abbiamo l'ambito è quello della produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori dei pubblici servizi e ai privati. Qui c'è una prima novità: la disciplina previgente faceva riferimento ai privati che vi consentono. Qui, diciamo, questa locuzione che vi consentono, cioè quindi precisava che banche e assicurazioni, per fare un esempio, non dovevano consentire ad accettare l'autocertificazione. Qui si dice genericamente ai privati. Naturalmente, questo, diciamo, è un passo importante, ormai maturo, anche se dobbiamo dire che fino a che diciamo, non ci saranno accordi che consentiranno di rendere efficaci i controlli da parte dei privati presso le pubbliche amministrazioni, questa disposizione importante. Perché diciamo potenzialmente espansiva potrebbe non essere, perché è evidente che se la banca chiede l'estratto dell'atto di matrimonio o comunque lo stato di famiglia ai fini del regime. No, l'estratto di matrimonio in realtà, ai fini del regime comunione o separazione dei beni tra coniugi, se l'acquisizione d'ufficio non è agevole, rischia di rallentare il procedimento, la concessione del mutuo. Quindi è importante che ci sia questa novità che potrà esplicare tutte le sue potenzialità nel momento in cui verranno realizzati saranno operativi a pieno regime gli accordi di fruizione di cui parleremo un poco più avanti. A chi si applica l'autocertificazione? Cittadini italiani e dell'Unione Europea, per i cittadini regolarmente, cittadini nel senso di civis, coloro che sono non appartenenti all'Unione ma regolarmente soggiornanti in Italia, l'autocertificazione può essere effettuata solo relativamente a stati, fatti e qualità personali a
attestabili da pubbliche amministrazioni in Italia, cioè io non posso autocertificare le mie proprietà in Burkina Faso, posso autocertificare diciamo, gli immobili da me posseduti e censiti, registrati alla Conservatoria del Registro Immobiliare o al Catasto, posseduti in Italia. Attenzione, questa è una norma a regime che però ha una deroga transitoria introdotta nel 2012 per i procedimenti che riguardano i permessi di soggiorno, la cittadinanza e via dicendo, che purtroppo viene prorogata ogni anno, quindi è una norma operativa vigente dal 2012. La cui effettività per i procedimenti riguardanti i permessi di soggiorno, di competenza del Ministero dell'Interno, ogni anno viene purtroppo prorogata. Andiamo avanti rapidamente perché sono cose note. Cosa è possibile autocertificare? E qui diciamo anche le nuove disposizioni sono chiare, quelle che vi ho citato all'inizio, ma in realtà qualche volta si fa confusione. E quindi è bene aver sempre chiaro, ma sicuramente lo è nel caso di operatori da anni impegnati in attività amministrative, che sostanzialmente, tranne i limiti che ricorderò dopo, si può autocertificare tutto. Cioè si possono autocertificare tutti gli stati, i fatti e le qualità personali a conoscenza del diretto interessato. L'articolo 46, come è noto, del DPR 445 contiene un elenco tassativo, nascita, residenza, stato di famiglia, eccetera, ma l'articolo 47 dice che diciamo, prevede che tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non indicati all'articolo 47, quindi non autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Quindi questo vuol dire che si può autocertificare tutto tranne i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e di brevetti. Quindi, diciamo, la latitudine è la più ampia. In realtà, addirittura si è derogato perfino alla norma, perché, come sapete, le vaccinazioni sono state per una certa fase, come la norma specifica di legge, in deroga quindi a DPR 445, le autocertificazioni potevano essere autocertificate anche se veniva autocertificato l'aver effettuato l'autocertificazione. Diciamo, è evidente la ratio delle norme. Il mio stato di salute non avendo io le capacità, diciamo, la qualificazione necessaria a fare la diagnosi sul mio stato di salute, non può essere, oggetto di autocertificazione. E così, i marchi, i brevetti, eccetera, eccetera.
Quindi questo è un punto fondamentale. Gli obblighi della pubblica amministrazione sono noti, devono sempre accettare le autocertificazioni e non possono richiedere il certificato rilasciato da un'altra amministrazione. Come sapete, dal 2011 sui certificati è presente la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Sempre la stessa norma, così come i principi a cui mi riferivo prima sugli accertamenti di ufficio. Diciamo, questa è la versione precedente delle norme che vi ho citato all'inizio. Le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni. Quindi, in realtà, diciamo, le disposizioni che vi ho letto all'inizio vanno oltre e dicono tutte le attestazioni finalizzate all'ottenimento, e quindi lì non c'è il vincolo, torniamo indietro, al possesso della pubblica amministrazione, ma si dice sostituisco ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. Quindi il principio è lo stesso, diciamo, ma trova una maggiore espansione, anche perché non tutte, molte delle dichiarazioni sostitutive sono in possesso, diciamo, dei dati relativi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sono in possesso della pubblica amministrazione, ci sono dati oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che non sono documentabili da pubblica amministrazione. Tant'è vero che l'atto di notorietà, diciamo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene utilizzata in alcune fasi e per alcune situazioni che non sono altrimenti documentabili e sulle quali ovviamente i controlli sono più difficili o in alcuni casi impossibili. Ma questo, diciamo, storicamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a questo utilizzo. Ad esempio, un utilizzo comune è quello della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della qualità di erede, che poi successivamente può essere, a seguito prima che sia avviata tutta la procedura, comunicamente le banche accettano la dichiarazione sostitutiva sulla qualità di erede, è solo dopo che si effettuano le successioni, eccetera, e quindi ci può essere anche un'attestazione da parte della pubblica amministrazione. Ma questo è per fare un esempio dei tanti casi, ma questo vi viene dall'esperienza pratica, quando non si sa come attestare una determinata situazione, si usa
l'atto di notorietà. Accertamenti d'ufficio, abbiamo detto, i controlli, così vediamo. Vedo che giustamente qualcuno dice tutte queste cose le conosciamo risalto al 2000. Certamente io infatti ho detto che le sto ricapitolando per vedere che cosa è cambiato, perché diciamo, vedremo che alcune cose sono cambiate. Piccole, però è utile saperle, perché se uno pensa che siano solo quelle del 2000, rischia di fare, ad esempio, la novità che riguarda i privati, le modalità dei controlli sono quelle del 2000 in una parte, e quindi la attenzione a non considerare false. Allora, innanzitutto le modalità dei controlli. Le modalità dei controlli sono le modalità dei controlli sono, dice la norma, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio. La scelta del legislatore è stata quella di avere un'ampia, diciamo, un'ampia latitudine della discrezionalità dell'amministrazione, e soprattutto del principio che è stato inserito in modo esplicito, del principio della proporzionalità al beneficio. Quindi è evidente che maggiore è il beneficio se faccio un'assunzione, controllo tutti i vincitori di concorso. Sulle iscrizioni a scuola forse posso non fare nessun controllo sui dati anagrafici di residenza, a meno che non ci sia, diciamo, delle liste d'attesa o questioni connesse al pagamento e alle rette delle refezioni scolastiche, per fare un esempio concreto. L'amministrazione può anche scegliere di non effettuare i controlli e di intervenire solo nei casi, penso nel caso di iscrizione a scuola, nei casi di ragionevole dubbio. Quindi questa sono i criteri, le modalità, queste anche non sono del 2000, sono state inserite successivamente e hanno forti criticità nell'applicazione. Per poter effettuare i controlli, le amministrazioni devono sapere a chi rivolgersi, perciò le norme hanno disposto che venga individuato un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire o verificare la trasmissione dei dati, e l'obbligo di individuare e rendere noto le misure organizzative adottate, soprattutto a chi si deve rivolgere. La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Qui ci sono le norme che non sono state allora, quali sono le novità più rilevanti?
La prima è che i controlli, viene esplicitato che i controlli si possono fare in qualunque momento, anche successivamente all'erogazione dei benefici. La norma era già largamente interpretata in questo modo, ma oggi anche di fronte alla grande mole di numero di benefici che devono essere concessi e dalle necessità di velocità, è stata prevista è stato previsto in modo espresso che i controlli possono arrivare anche dopo. Le sanzioni. Oltre alle sanzioni penali che vengono aumentate e alla decadenza del beneficio eventualmente conseguito già previsto, c'è il divieto di accedere ad altri finanziamenti e agevolazioni per 2 anni, facendo salvi naturalmente gli interventi economici a favore dei minori. Posso vietare a un soggetto di accedere a benefici per la dichiarazione falsa, ma se c'è un bambino che ha diritto a ricevere la refezione scolastica, no, diciamo, non sarà. Diciamo, questo intervento, questo beneficio non sarà travolto dalla dichiarazione falsa del genitore resa, per un altro beneficio. Io qui vorrei dire che noi dobbiamo avere chiaro che, e questo si lega ai controlli ex post, dobbiamo aver chiaro che la forza della sanzione della decadenza dal beneficio, nel senso che nel momento in cui il controllo sulle autocertificazioni non ha un termine, controllo su una scia invece va fatto nei termini previsti dalla legge, ma in qualsiasi momento io vengo a sapere che una dichiarazione è falsa, a quel punto riscontro che una dichiarazione è falsa, a quel punto scattano i benefici e vengono meno i requisiti per cui per esempio per l'esercizio di una determinata attività commerciale o di pubblico esercizio. Faccio un esempio perché questo è un esempio che è capitato nei casi applicativi. Veniamo al punto, scusate, qui mi avvio alla conclusione. Il vero punto di critico da cui sono partita, che è quello dell'accesso alle banche dati, stato oggetto dell'intervento normativo di cui prima, con le modifiche all'articolo 50 del CAD, e quindi, diciamo, più che disposizioni generali, è stata prevista una disposizione che ha la finalità di agevolare l'accesso alle banche dati degli enti certificanti a partire dalle basi, da quelle più importanti, che sono le basi dati di interesse nazionale. Quindi
gli strumenti per rendere effettivo un principio che esiste da molti anni. Lo strumento è semplice sulla carta, è quello di un accordo quadro di fruizione, e cioè di un accordo che individui i casi, così, i cosiddetti casi d'uso e le condizioni di accesso per le altre pubbliche amministrazioni, a seconda ovviamente della tipologia di dati da controllare, e passi dallo strumento degli accordi uno a uno, che è quello esistente, a degli accordi quadro a cui più agevolmente si può accedere per via telematica. Quindi regole di accesso standard e modalità agevoli per le pubbliche amministrazioni. Ecco, questa è la novità che è alla prova dei fatti, alla prova dell'attuazione. Su questo stiamo lavorando nella sensibilizzazione delle amministrazioni centrali, in particolare quelle che detengono le banche dati più importanti, Anagrafe Tributaria, ANPR, INPS e motorizzazione e via dicendo. Non è, diciamo, un lavoro facile, ma è fondamentale. Comunque riteniamo, e anche con i nostri progetti stiamo lavorando in questo senso, che sia necessario dedicare maggiore attenzione a questo tema, perché la situazione oggettiva ci revoca, ci richiede, diciamo, una nuova messa a punto. Vedo che questo mi viene confermato dalla presenza di molte domande. Io mi fermo qui, mi scuso anche con la collega a cui ho preso un po' di tempo. In ogni caso risponderemo poi alle domande, o direttamente o per iscritto. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Scusate, buongiorno a tutti, sono Maria Angela Benedetti, sto cercando di avviare la mia webcam che prima funzionava e adesso non capisco perché non sta funzionando. Sì, un attimo di pazienza, abbiamo Adobe che sta facendo qualche capriccio, solo un attimo di pazienza e riuscirai ad attivarla, prego. Ah, ecco qua, ci sono, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie Silvia. Dunque, cerco di cambiamo decisamente argomento e andiamo sempre, cerchiamo di parlare delle novità che sono state introdotte dal Semplifica Italia sugli strumenti, dal DL76 e il DL di semplificazione, sugli istituti procedimentali più importanti. Tra questi non potevamo fare un accenno sicuramente alla conferenza di servizi, che come noto è uno degli strumenti il primo tra degli strumenti di semplificazione che troviamo descritti nell'ambito del capo quarto della legge generale sul procedimento amministrativo. E dunque, io in realtà avrei, diciamo, farei questo, partirei dalle novità, per poi necessariamente tornare indietro, nel senso che per capire la novità bisogna capire
qual è il punto di partenza. Quindi scusatemi se farò avanti e indietro con le slide, ma mi sembra la cosa più, diciamo più logica. Dunque, nell'ambito appunto del decreto del DL 76 è stato introdotto, diciamo così, una conferenza di servizi accelerata. Quindi è stato deciso di introdurre in modo temporaneo, per il momento fino al 31 dicembre del 2020, la possibilità a un istituto, quindi dare la possibilità alle amministrazioni di utilizzare uno strumento più acceleratorio rispetto alla normale conferenza di servizi, il che sembra un po' un paradosso in quanto la conferenza è già uno strumento di accelerazione, quindi come dire, è l'accelerazione dell'accelerazione o l'accelerazione al quadrato. Di che cosa si tratta? Quindi partendo da questo presupposto già capiamo che non si tratta, come dire, di modifiche diciamo di un notevole impatto, considerando poi che, come sapete, la conferenza di servizi è stata appunto da poco modificata ed è stata da poco modificata proprio nella prospettiva di garantire questa ulteriore accelerazione dell'azione amministrativa. Quali sono quindi questi interventi? Allora, gli interventi sono principalmente di due tipi. Scusate, sto leggendo nel frattempo, certo si tratta di una facoltà, infatti è la possibilità data alle amministrazioni di utilizzare la conferenza decisoria accelerata. Tant'è vero che non si è modificato l'articolo, non si sono modificati gli articoli 14 e seguenti, ma appunto è stata introdotta questa disciplina come facoltà alle amministrazioni di poter accelerare ulteriormente il procedimento. Mi dispiace, so che questo, il video va a scatti, lo vedo anch'io, quindi però purtroppo non, credo che il problema sia il mio, quindi mi dispiace. Quindi ritornando al discorso, di che cosa si tratta? Si tratta innanzitutto di intervenire sui termini previsti per il rilascio degli atti di assenso. In base alla nuova disciplina, che appunto può essere utilizzata dalle amministrazioni fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni possono richiedere, l'amministrazione procedente può richiedere alle amministrazioni coinvolte nell'ambito della conferenza di servizi di rilasciare le proprie determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni. Siamo naturalmente dentro alla conferenza di servizi di tipo semplificata. Quindi per capire la novità bisogna capire qual è il punto di partenza. E qual è il punto di partenza? Il punto di partenza lo trovate in modo riassuntivo definito in questa slide, in cui appunto sono ricostruiti gli elementi essenziali della conferenza di servizi semplificata secondo gli articoli, secondo principalmente l'articolo 14 bis dell'AV 41 del 1990. I termini nell'ambito di questa conferenza, quali sono gli elementi fondamentali? Gli elementi fondamentali sono che questa conferenza di fatto, essendo diciamo, utilizza la modalità asincrona per raccogliere tutti i pareri da parte delle amministrazioni che partecipano e devono partecipare al rilascio del provvedimento finale. La disciplina prevede che il rilascio di questi pareri prevedano un termine differenziato, un termine che la disciplina qualifica espressamente come perentori, e che sono differenziati in base alla tipologia di amministrazioni tenuta al rilascio del provvedimento stesso, ovvero se l'amministrazione è un'amministrazione non portatrice di interessi sensibili, allora in tal caso il legislatore dà la possibilità al responsabile del procedimento di indicare un termine che al massimo può essere fino a 45 giorni. Se invece le amministrazioni che partecipano nell'ambito della conferenza di servizi e che sono tenute a rilasciare il proprio atto di assenso sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili,
Allora, in questo caso, il termine previsto, dall'articolo dall'articolo 14 bis è 90 giorni, se solo se non ci sono discipline di settore o i provvedimenti di cui all'articolo 2 della stessa legge generale sul procedimento amministrativo, quindi di fatto sono i provvedimenti che indicano i termini procedimentali, non prevedano un termine diverso. Quindi in questo contesto il legislatore, nel contesto appunto della disciplina ordinaria, il legislatore che cosa fa? Costruisce i termini per il rilascio degli atti di assenso in modo differenziato, in base alla natura delle amministrazioni che sono tenute a rilasciare quell'atto di assenso. I termini sono indicati come termini perentori e la perentorietà si lega al fatto che allo scadere di questi termini scatta la disciplina del silenzio assenso o più correttamente assenso presunto. Quindi dopo questi termini il responsabile del procedimento deve considerare rilasciato come atto di assenso, senza condizioni, l'atto che l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare nei tempi indicati. Questo elemento è un elemento importante per capire per quale motivo il legislatore ha previsto termini diversi per la tipologia delle amministrazioni, perché come sapete per la prima volta, quindi è dal 2015 con l'introduzione dell'articolo 17 bis, che anche le amministrazioni portatrici di interessi sensibili sono sottoposte alla disciplina del silenzio assenso. Per contemperare il fatto che appunto anche queste amministrazioni fossero state sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, il legislatore ha previsto un termine diverso, più lungo, per il rilascio del proprio atto di assenso. Scusate il giro di parole, ma sono costretta a farlo. In particolar modo, e qui l'elemento da condividere con voi, è che per le discipline per le amministrazioni portatrici di interessi sensibili, i 90 giorni indicati dalla legislazione ordinaria, quindi dall'articolo 14 bis, hanno carattere residuale, cioè devono e possono applicarsi solamente nel caso in cui discipline di settore non prevedano un termine diverso, che il Consiglio di Stato ci dice. Ci ha detto immediatamente nella lettura della bozza di decreto di quello che sarebbe diventato poi il decreto legislativo 127, che ha modificato gli articoli 14 e seguenti della 241 del 90, co debba considerarsi un termine diverso sia ampliativo sia diminutivo. Che cosa significa? Significa che la logica è questa: se il legislatore ha previsto che un'amministrazione di settore per rilasciare il proprio atto di assenso necessita di 150 giorni, ho tirato un numero a caso, allora non è possibile ridurre, comprimere quel tempo perché allo scadere di quel termine l'amministrazione di settore che è un'amministrazione portatrice dell'interesse sensibile, viene sottoposta per la prima volta alla disciplina del silenzio assenso. Quindi il legislatore che cosa fa? Fa una specie di contempera il fatto di aver esteso l'ambito di applicazione del silenzio assenso anche alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili con il riconoscimento di questo parere, di questo termine più lungo. Questo è quanto ci dice il legislatore. Quello che succede nella pratica invece è che nella maggior parte dei casi, anzi praticamente sempre, i responsabili del procedimento indicano come termine di default quello di 90 giorni. Questo in realtà fino ad oggi non è mai stato sollevato come un problema di fronte alla giurisprudenza, quindi non sappiamo che cosa avrebbe detto il giudice di fronte, ad una possibile causa per questo vizio, però la lettura della norma è in realtà fuorviante,
fornisce un'interpretazione diversa, perché l'interpretazione corretta appunto è questa che giustifica la ratio del contemperamento tra queste due esigenze diverse. Di fronte alla consapevolezza anche che nella prassi in realtà le amministrazioni applicano come termine di default quello di 90 giorni, e nella consapevolezza che per come è costruita la norma, effettivamente la norma crea una complicazione per le amministrazioni responsabili del procedimento, perché per indicare quei termini diversi significa che l'amministrazione responsabile del procedimento sia pienamente consapevole di tutti i termini endoprocedimentali degli atti di assenso appunto che devono essere rilasciati nell'ambito del proprio procedimento. Di fronte a questa diciamo, consapevolezza, il legislatore che cosa fa? Decide di dare la possibilità alle amministrazioni, proprio per cercare di velocizzare l'attività amministrativa che spesso a monte, si trova a monte delle attività imprenditoriali, economiche dei privati cittadini, di fornire appunto questa ulteriore accelerazione. Questa ulteriore accelerazione appunto consiste nel fatto di applicare, omogeneizzare il termine per il rilascio dei pareri, quindi sia dei pareri previsti per le amministrazioni non portatrici di interessi sensibili, sia di quelle portatrici di interessi sensibili, al termine omogeneo appunto di 60 giorni. Sicuramente determinando un notevole effetto semplificatorio in capo alle amministrazioni, perché le amministrazioni possono indicare appunto un unico termine, non rischiano di, diciamo, anche se appunto fino adesso non è mai stato contestato, ma non rischiano di fatto non interpretare correttamente la norma, indicando termini diversi e soprattutto danno appunto un'unica indicazione alle amministrazioni, le quali sono comunque sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, quindi nulla cambia rispetto alla disciplina del silenzio assenso, mentre cambia molto rispetto appunto, ritorniamo qua, ai termini che devono essere indicati per lo svolgimento della conferenza di servizi semplificata, che vi ricordo essere la conferenza di servizi cosiddetta ordinaria, cioè è la modalità che deve essere scelta in modo ordinario ogni volta che le amministrazioni devono richiedere il rilascio di più atti di assenso da parte di diverse amministrazioni, così come indicato dall'articolo 14,2. Questa è la prima novità. Vediamo qual è la seconda. Mi sentite ancora? Perché io mi vedo bloccata. Oh, ok, perfetto. Allora, poi prima di rispondere alle domande, finisco diciamo, faccio il secondo passaggio che così poi vediamo se abbiamo tempo per rispondere. Ok, grazie perché sono bloccata, quindi no, non mi vedevo. La seconda modifica dove incide nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di tipo simultanea. Allora, sappiamo che nell'ambito della disciplina generale è possibile che al termine della conferenza di servizi semplificata che la conferenza di servizi semplificata non si chiuda con un atto di assenso o con un atto di diniego, ma che il responsabile del procedimento ritenga opportuno, in quanto le prescrizioni che sono state indicate dalle varie amministrazioni che partecipano con il rilascio dei propri pareri alla conferenza di servizi, di fatto richiedono una modifica progettuale, quindi sia necessaria una seconda fase in presenza. Questa è una delle ipotesi in cui è possibile indire la conferenza di servizi decisoria di tipo in modalità simultanea.
è una delle possibilità perché anche qui faccio un breve ricordo, diciamo, apro giusto una parentesi per quanti, diciamo, di cose che conosciamo benissimo. È possibile, diciamo, la conferenza di servizi, come ho detto prima, la conferenza di servizi, la modalità ordinaria della conferenza di servizi decisoria è la semplificata, ma ci sono dei casi in cui è possibile passare alla simultanea ed è questo, quindi il caso in cui appunto la semplificata, al termine della semplificata, il responsabile del procedimento ritenga opportuno e necessario avere un'ulteriore fase in simultanea perché le richieste e le prescrizioni hanno indicate, prevedono una modifica significativa, quindi impattano sulla realtà progettuale presentata dal privato, ma ci sono anche dei casi in cui la simultanea può essere indetta direttamente, come nel caso di valutazione di impatto ambientale. Ce lo dice il legislatore stesso, oppure nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di sua iniziativa o su sollecitazione delle altre amministrazioni dello stesso privato che il procedimento abbia una complessità tale da richiedere immediatamente la discussione, diciamo così, in modalità simultanea. Che cosa accade? Quindi in questo caso specifico, diciamo disciplinato dal DL 76, siamo nel caso in cui la semplificata non sia andata a, diciamo, non si sia chiusa in modo definitivo, quindi non sia stata o chiusa positivamente o chiusa negativamente. In questo caso, allora, l'amministrazione procedente, quindi che si trova a svolgere la simultanea, potrà svolgere diciamo, i lavori della simultanea entro un periodo che non è più di 45 giorni, bensì di 30, decorrente appunto dalla scadenza del termine per il rilascio delle Mi risponde determinazioni. Adob, devo uscire e rientrare. Forse ho sentito Paola. Sì, ho un problema di Adob, non ti preoccupare, tu vai, ti si sente bene, vai tranquilla. Ah, ok, scusami. Quindi dicevo, il termine è ridotto a 30 giorni, decorrenti, appunto, come dice il legislatore, dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni. Quindi vengono meno quei periodi, quel periodo, diciamo, in cui, vi ricordate, nell'ambito degli articoli 14 e seguenti, il legislatore dice che la convocazione della conferenza simultanea avviene nell'ambito, nella data preventivamente comunicata ai sensi dell'articolo 14 bis, quindi nel momento in cui viene convocata la semplificata, perché nell'ambito della semplificata, quando c'è la comunicazione di avvio della conferenza, deve essere già preventivamente individuata la possibile data in cui si tiene, nei 10 giorni successivi, diciamo, alla scadenza del termine procedimentale, per tenere appunto la conferenza simultanea. Tutto questo ovviamente viene meno perché è previsto appunto che allo scadere del termine del rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, si passa immediatamente alla simultanea e simultanea appunto dura di meno dell'attuale previsione, quindi da 45 a 30 giorni. Viene però mantenuta sicuramente la disciplina, in realtà questo è stato, diciamo, all'inizio non era stato deciso di toglierlo, poi è rientrato nell'ambito in sede, diciamo, di modifica di passaggio in sede di conversione, viene mantenuta la previsione della modalità di decisione, cioè la modalità di decisione avviene sempre in base a quanto previsto dall'articolo 14 ter, in base al quale appunto la decisione si assume sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai cosiddetti rappresentanti unici. Quindi rimane in vigore la disciplina dei rappresentanti unici, seppur appunto molte amministrazioni l'hanno presentata come, diciamo, più che altro una complicazione sul piano concreto.
Nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi vale la pena fare riferimento anche ad un altro articolo introdotto con il DL 76 e che è stato già oggetto lezione, del precedente webinar. Ovvero la disposizione che introduce nell'articolo 2 della 24 del 90 il comma 8 bis. In base al comma 8 bis, come avrete già visto, questo comma introduce ed esplicita il fatto che i termini, che i pareri emanati successivamente allo scadere dei termini sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies, ovvero ricorrono i presupposti naturalmente, ovvero fermo restando quanto previsto dalla possibilità di ricorrere ad adottare un provvedimento di secondo grado in autotutela. Qui io vorrei condividere con voi un'osservazione, ovvero la seguente. Se il comma 8 bis è un comma interessante, nel senso che ha esplicitato l'inefficacia dei provvedimenti, non solo emanati successivamente al termine indicati, previsti nell'ambito della conferenza di servizi, perché appunto fa riferimento agli articoli 14 e seguenti, ma lo prevede anche in altri casi, in particolar modo per quanto riguarda l'articolo 17 bis, ad esempio. Quindi diciamo ci sono diversi ambiti di applicazione dell'articolo del comma 8 bis. È sicuramente interessante vedere che per quanto riguarda la conferenza di servizi, probabilmente questa disciplina è una disciplina che potremmo definire ridondante. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il legislatore nell'articolo 14, in particolar modo nell'articolo 14 bis, ha indicato in modo espresso i termini per il rilascio dei pareri da parte delle amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi semplificata come termini perentori. La perentorietà di quei termini sta quindi ad indicare il fatto che l'emanazione del provvedimento successivo al termine indicato è un termine, non va, perde di efficacia, cioè come dire, l'amministrazione non ha più, come dire, consuma il proprio potere di emanare il provvedimento. Considerate che è la prima volta che viene il legislatore qualifica espressamente come perentorio diciamo, quegli atti, che vanno appunto, tra l'altro badate bene, qualifica come perentorio gli atti endoprocedimentali che devono essere rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, non il termine finale di conclusione del procedimento, che invece come diciamo, dottrina e giurisprudenza diciamo, dicono e concordano è riferita è un termine di tipo ordinatorio. Questo vale anche per le amministrazioni portatrici di interessi sensibili e per questo cioè, era la rilevanza della perentorietà che faceva giustificare quel contrappeso di cui vi dicevo in precedenza, in base al quale il legislatore indica i 90 giorni solo come residuali, cioè dando in prima battuta il privilegio, la preferenza a mantenere i termini previsti che il legislatore di settore ha previsto per rilasciare il proprio atto di assenso. Questo vale per tutte le amministrazioni, appunto dicevo, anche per tipicamente, ad esempio, c'è già un caso, io nel webinar che avevamo fatto in precedenza, proprio che aveva ad oggetto la conferenza di servizi, io avevo analizzato un caso in cui la, la, la,
un TAR aveva ritenuto appunto illegittimo un parere emanato dalla sovrintendenza, emanato successivamente allo scadere del termine, dicendo che in quel caso era scattato il silenzio assenso. Quindi diciamo che mentre il comma 8 dell'articolo 2, introdotto sempre dal DL 76, ha un impatto acceleratorio e semplificatorio, soprattutto appunto per il cittadino che vede appunto il suo. Non ha i problemi appunto, che spesso diciamo, hanno caratterizzato il rilascio di questi atti d'assenso, cioè il fatto che l'amministrazione procedente diceva che non poteva chiudere il procedimento perché non veniva rilasciato l'atto endoprocedimentale. Quindi è sicuramente un elemento fondamentale, ma nell'ambito della conferenza di servizi questo effetto era già stato garantito dalla nuova disciplina della conferenza di servizi, in particolar modo dal fatto che i termini fossero stati indicati in termini perentori. Dunque, io in realtà avrei concluso, quindi se ho tempo posso iniziare a rispondere ad alcune domande. Mi dispiace per questo fatto che vedete questa mia immagine, tra l'altro un po' graziosa, ferma, però ho letto che mi avete sentito, quindi. Mariangela, prova a chiuderla e riaprirla. Me la dà proprio come la stacco, vediamo. Prova, te l'ho chiusa io, prova adesso. Ah, ok. No, è una questione di banda. Allora, di saturazione della banda. Purtroppo capita quando in aula siamo in molti e siamo quasi 800, dunque purtroppo è un problema della tecnologia. Però possiamo tranquillamente rispondere alle domande perché mancano ancora 15 minuti, dunque abbiamo tutto il tempo. Ok, allora vediamo alcune. Dunque. Parto per gli ultimi. Allora, considerate che molte risposte sono, cioè, o meglio, molte domande che voi ponete sono comuni nel senso che presentano effettivamente, sono delle domande legate a degli aspetti di criticità legati all'applicazione della norma. In alcuni dei casi queste domande sono state già oggetto diciamo, di risposta che sono pubblicate sulle pagine dei precedenti web tematici che hanno avuto a che fare o con il silenzio assenso o con la conferenza di servizi. Vado però diciamo in modo così random perché ce ne sono molte. Allora, vedo nel caso in cui ci sono due pareri favorevoli e uno negativo, che occorre fare? Dunque, non c'è una risposta, cioè, anzi, la conferenza di servizi cerca, così come è stata ridisegnata, attribuisce al responsabile del procedimento un ruolo di primo piano nell'assumere la decisione. Cioè, per come è stata costruita la conferenza semplificata, al termine, che cosa accade, qui non nella disciplina, ma andiamo nella disciplina ordinaria, al termine indicato per il rilascio dei pareri, il responsabile del procedimento deve fare la sintesi. Quindi deve fare quell'opera di contemperamento degli interessi al fine di arrivare a una decisione. Questo anche laddove debba considerare gli atti, nel caso di silenzio, come diciamo, attraverso la finzione di considerare quel silenzio come un atto, di assenso senza prescrizioni. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dipende dal caso, dipende da qual è l'amministrazione, che cosa hanno detto le altre amministrazioni, da quali sono le prescrizioni che sono indicate, cioè non c'è una risposta univoca che può essere data. Sta
spetta al responsabile del procedimento fare le proprie valutazioni in base a quello che ha ricevuto ed eventualmente decidere se appunto chiudere il procedimento in modo positivo o negativo oppure passare alla simultanea. Vedo il numero 18. Come è possibile autorizzarlo che con un silenzio assenso se un parere ci serve invece per stabilire le prescrizioni da riportare in un atto amministrativo? Questo è, diciamo, come dire, consideriamo che il silenzio assenso è uno strumento per, in qualche modo che cerca di stimolare le amministrazioni ad esprimere quelle prescrizioni. Non deve essere interpretato come ah, non faccio niente così tanto non. Cioè, è uno strumento che è stato introdotto per cercare di supportare il privato che di fronte al silenzio che poteva durare sine die di fatto. Cerca appunto di introdurre uno strumento per stimolare l'amministrazione a rispondere. Quindi, com'è possibile autorizzare? Anche qui la risposta è dipende caso per caso. Cioè, quello che va capito è che se il responsabile del procedimento fa la somma, diciamo, si trova, immaginiamo che duri tutto 45 giorni, o nel caso dei 60 giorni, come nel caso di questa accelerata. E si trovi, quindi, a cui si applica il silenzio assenso, si trovi a dover considerare come atto di assenso senza prescrizioni diversi atti di assenso rilasciati da diverse amministrazioni. Non è che il fatto che quell'atto sia considerato un atto di assenso senza prescrizioni comporti necessariamente che il provvedimento sia un provvedimento positivo, finale. Significa solo che il responsabile è tenuto a considerare quel silenzio come un atto di assenso senza prescrizioni, quindi nella motivazione del proprio provvedimento potrà indicare le motivazioni, potrà, come dire, dovrà giustificare il fatto che anche se quell'atto di assenso deve considerarsi come un atto di assenso senza prescrizione, potrà rilasciare un provvedimento negativo. Non so se mi sono. Se mi sono spiegato, cioè non c'è questo passaggio automatico, perché il responsabile del procedimento, come dire, deve fare il proprio lavoro, quindi deve fare contemperare i vari interessi in gioco. Le valutazioni tecniche, qui questa è una domanda interessante, le valutazioni tecniche. Sappiamo che le valutazioni tecniche alle valutazioni tecniche non si applica la disciplina, del silenzio assenso, perché le valutazioni tecniche, appunto, essendo valutazioni tecniche, devono essere, rilasciate. Al massimo, secondo, cioè, no, al massimo, laddove le amministrazioni ci sia, come dire, ritardo anche del rilascio per le valutazioni tecniche, l'articolo 17 della 241 del 90 prevede che il responsabile del procedimento possa richiedere quella valutazione tecnica ad un'altra amministrazione. Questo perché appunto in realtà laddove ci sono valutazioni tecniche in qualche modo non è possibile aggirare quella valutazione. Perché non è possibile aggirare quella valutazione? Perché appunto il responsabile del procedimento non sarebbe in grado di fare quella sintesi di cui parlavamo in precedenza. Mariangela, guarda, sta per intervenire anche la dottoressa Paparo per rispondere ad alcune domande. Sì, sono rapidissima. Rapporto tra autocertificazione e controlli, ex articolo 80 del decreto legislativo 80. Allora, la disciplina dei contratti pubblici da questo punto di vista rimane disciplina speciale. Il problema dei tempi eccessivamente lunghi è il problema al quale in generale stiamo lavorando con gli accordi quadro per via telematica. Diciamo, mi rendo conto che questa non è una risposta che risolve il problema
qui e ora. La stessa domanda che riguarda il casellario giudiziale. Il comma 3 bis dell'articolo 18 non, le integrazioni documentali non hanno a che fare con diciamo, con la disciplina, quindi nulla muta rispetto all'integrazione documentale. È ovvio che non possono essere richiesti documenti in possesso dell'amministrazione, ma questo era così anche prima. Per le integrazioni documentali c'è un problema di altra natura che riguarda appunto l'applicazione dei principi della legge 241, anche se nel contesto della disciplina della valutazione di impatto ambientale, che ci deve portare a ridurre le integrazioni documentali ai casi espressamente previsti dalla legge, mentre sappiamo che c'è una prassi che diciamo, va di integrazione documentale in integrazione documentale, in cui possono esserci parecchie integrazioni documentali. E qui invece noi dobbiamo riportare questa prassi alla fisiologia, che è quella, un'integrazione documentale è prevista dalla legge 241, poi mi corregge Mariangela se sbaglio, un'eventuale integrazione documentale a seguito delle integrazioni progettuali, esigenze di integrazione progettuale evidenziate nella consultazione. Disastri di autorizzazione, nulla osta, eccetera, intende tutto, anche l'autorizzazione per il commercio della Repubblica, ma sempre riferito alla richiesta di documenti in possesso dell'amministrazione. Nulla muta nella disciplina della SCIA rispetto all'asseverazione per i requisiti soggettivi, laddove è richiesta un'autocertificazione, è un'attestazione del tecnico abilitato, questa certamente non è sostituita da una può essere sostituita da un'attestazione dell'interessato, perché qui ci troviamo nello stesso caso delle certificazioni sanitarie, nel senso che non può l'interessato fare valutazioni tecniche, per esempio, sulle parti strutturali dell'edificio e via dicendo. La dichiarazione sostitutiva della qualità di rete deve essere prodotta in bollo? No, perché dichiarazioni. Allora, se è in realtà, diciamo, qui c'è una differenza perché se è prodotta a privati rimane l'autentica di firma nella dichiarazione diciamo, quindi qui il punto è se ci sia o no l'autentica di firma, perché che è prevista per i privati ma non per le pubbliche amministrazioni, dove la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta davanti al dipendente addetto, presentata unitamente alla fotocopia del documento d'identità.
Adesso vedo che le domande, mi pare di aver risposto a tutte le domande. No. Chi risulta i controlli, responsabile dei controlli, qualora i controlli non vengono fatti? Allora, il dipendente, diciamo, non è responsabile nell'effettuazione dei controlli dei procedimenti di propria competenza, nel senso che, diciamo, se non si è accorto di un falso, non c'è, perché non ha controllato quella pratica, non c'è responsabilità. L'unico diciamo, impegno è quello di valutare cosa controllare e come controllarlo. Altra richiesta riguarda se la decadenza dei benefici debba attendere l'autorità giudiziaria. No, la decadenza dei benefici è, diciamo, decorre dal momento in cui, diciamo, è un atto amministrativo, e certamente, non possiamo pensare che, dipendente che non ha attestato la laurea rimanga in servizio fino all'accertamento dell'autorità giudiziaria. La dipendente, la revoca del beneficio è immediata, poi il procedimento e le sanzioni penali verranno invece a seguito della condanna. Per quanto riguarda le responsabilità, invece, c'è, diciamo, una responsabilità dell'amministrazione certificante e del dipendente addetto alla risposta alle richieste di controllo, perché è violazione dei doveri d'ufficio la mancata risposta nel termine dei 30 giorni. Quindi distinguiamo, scusate, non sono stata chiarissima nella fretta di rispondere, controllo tra amministrazione precedente che, diciamo, valuta discrezionalmente a quali la tipologia di controlli, quindi le modalità di controllo, se, diciamo, a campione, con quale campione, nei casi di ragionevole dubbio, cioè anche su segnalazione, diciamo, se il responsabile, dice la norma del procedimento, non può essere responsabile dell'eventuale dichiarazione falsa resa dal cittadino, questo è più che evidente, mentre c'è una responsabilità dell'amministrazione che non risponde entro 30 giorni alle richieste di controllo. Spero di aver risposto a tutto. È finito il tempo a nostra disposizione, ci stanno per chiudere l'aula. Chiedo scusa, ma dobbiamo attenerci ai tempi, tanto le domande alle quali non è stato modo di poter rispondere oralmente, ci sarà comunque modo di scrivere e saranno pubblicati sul sito di eventi. Ringrazio tutti per aver partecipato e ringrazio i partecipanti, le nostre relatrici e do appuntamento ai prossimi webinar. Grazie a tutti.